tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Marche Nord acquista condizionatori per fronteggiare l'emergenza caldo negli ospedali di Fano e Pesaro. Il direttore Aldo Ricci annuncia un'indagine per valutare le responsabilità. Regione Marche, Mirko Carloni eletto vicepresidente della prima commissione affari istituzionali e bilancio. La città di Fano e tutta la diocesi festeggiano santo patrono paterniano. Tra poco ci collegheremo in diretta con la festa della Cresciamatta a Tre Ponti di Fano. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Telegiornale che apriamo con l'emergenza caldo che nei giorni scorsi ha creato disagi anche in alcuni reparti degli ospedali San Salvatore di Pesaro e Santa Croce di Fano. Il direttore generale di Marche Nord, Aldo Ricci, dopo aver chiesto pubblicamente scusa, oggi ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa per valutare eventuali responsabilità. Mi sono assunto le mie responsabilità, ho verificato i fatti personalmente con un sopralluogo dentro i reparti e chiesto pubblicamente scusa per i disagi, ma non finisce qui. Ho incaricato il direttore amministrativo di condurre un'indagine per valutare le responsabilità ad ogni livello. Aldo Ricci, direttore generale di Marche Nord, è determinato ad arrivare in fondo ed oggi ha fatto il punto della situazione durante una conferenza stampa. È stata infatti affrontata insieme ai tecnici e ai dirigenti ospedalieri l'emergenza che ha colpito due reparti nel padiglione F del San Salvatore, creando evidenti disagi ai pazienti e agli stessi operatori sanitari. Problemi, ma di minore entità, sono stati riscontrati anche nel padiglione C del Santa Croce, in medicina seconda e in lungodegenza, spostata in geriatria che è totalmente condizionata. Per Pesaro invece la situazione è stata peggiore perché ci siamo trovati all'interno di un intervento di ristrutturazione globale del padiglione F e in particolare dell'area che ospiterà la nuova ostetrice ginecologia, che è slittato dalla fine di maggio per problematiche che sono in corso accertamento. Ho detto che ho nominato un'indagine amministrativa interna per capire il perché e le eventuali responsabilità, cioè anche esterne, visto il danno d'immagine enorme che è sorto, al 10 a oggi, nel senso che oggi se non accadono eventi eccezionali viene collegato il nuovo impianto di climatizzazione, quindi si dovrebbe, sia la medicina che la ostetrice ginecologia dovrebbero essere da oggi completamente climatizzate, e quando tornerà la pediatria a Pesaro il 10 agosto troverà la climatizzazione. Tenete conto che Pesaro non ha mai avuto la climatizzazione storicamente, né per la pediatria né per l'ostetricia ginecologia. Abbiamo anche acquistato climatizzatori portatili, ha proseguito Ricci. Si tratta di 39 attrezzature per un costo complessivo di circa 14.000 euro che verranno in seguito utilizzate per dare refrigerio in zone prive di climatizzatori oppure dove è insufficiente, come negli atri. Ulteriori condizionatori portatili, prima per far fronte all'emergenza della medicina di Pesaro e della medicina di Fano, poi per far fronte all'emergenza dell'ostetricia. Alcuni di questi, più della metà, penso, li utilizzeremo già in corso d'opera, gli altri li terremo per l'emergenza, perché come ho detto nella conferenza stampa, mentre vi parlavo, stanno arrivando notizie di tutta Italia, soprattutto del nord, con blocchi da Biella a Modena, da Reggio ad Arezzo, delle attività purtroppo importanti, operatori, eccetera, per il grande caldo. E durante la conferenza stampa Enzo Pazzaglia, direttore del laboratorio Analisi di Marche Nord, ha parlato anche della chiusura oggi, nel giorno di San Paterniano, del laboratorio Analisi del Santa Croce. Come tutti gli anni, ricorda, sono stati chiusi anche i punti prelievo distrettuali. Questo comunque non significa chiusura delle attività.
il laboratorio di Fano ha svolto tutta la sua normale programmazione, ha detto Pazzaglia, come nei giorni festivi, garantendo, oltre alle urgenze, anche le prestazioni unificate con il presidio di Pesaro, quindi San Salvatore e Muraglia. Altri disagi però ci sono stati segnalati da Fano. Una signora in particolare lamenta l'assenza di urologi. Il padre della donna, un fanese di 81 anni, dopo aver subito un intervento alla vescica il 30 giugno scorso, aveva un appuntamento questa mattina per l'estrazione del catetere, ma quando si sono presentati all'ambulatorio 13, come indicato giorni fa dagli stessi dottori, una donna delle pulizie gli ha comunicato l'assenza dei medici. La figlia ci tiene a specificare di aver fatto presente della festa del Santo Patrono al momento della prenotazione della visita, ma gli era stato assicurato lo svolgimento dei servizi. Così però non è stato. Ed ora apriamo la pagina della politica, perché ad Ancona sono stati eletti presidenti delle 4 commissioni consigliari regionali. Il fanese Mirko Carloni è stato nominato, è stato eletto vicepresidente della prima commissione affari istituzionali e bilancio. Eletti i presidenti delle commissioni consigliari, che passano da 6 a 4 in base a quanto previsto dalla riforma statutaria, rispondendo all'esigenza di una riduzione delle spese nell'ambito della pubblica amministrazione. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastro Vincenzo, ha partecipato, così come previsto dal regolamento, alle diverse riunioni di insediamento che hanno preceduto all'elezione degli stessi presidenti. La prima commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio sarà guidata da Francesco Giacinti del PD, affiancato in qualità di vice da Mirko Carloni dell'area popolare Marche 2020. Presidente della seconda, sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario, Gino Traversini del PD. Vice Piero Celani di Forza Italia. La terza, governo del territorio, ambiente e paesaggio, è affidata da Andrea Biancani del PD e vice Sandro Bisogni del Movimento 5 Stelle. Infine, presidente della quarta, sanità e politiche sociali, Fabrizio Volpini del PD, mentre vice Elena Leonardi di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Per tutti l'augurio di buon lavoro formulato dal presidente Mastro Vincenzo. Con l'insediamento delle commissioni, la macchina consiliare diventa definitivamente operativa. La prima commissione affari istituzionali bilancio è una delle commissioni più importanti. Sono stato eletto vicepresidente, questa cosa mi fa molto piacere, oltre che mi darà la possibilità di seguire meglio l'iter legislativo delle norme finanziarie, ma anche di quelle istituzionali, e tra le varie competenze ce ne sono alcune, come quella della sicurezza, che incidono fortemente sul territorio, quindi cercheremo di essere ancora più forti e incisivi nell'attività di rappresentanza del territorio e dei bisogni dei marchigiani in regione. Sono già previste dalla prossima settimana le riunioni delle 4 commissioni per l'esame dei primi atti. Secondo Carloni, uno dei primi sarà quello relativo alla legge urbanistica, attesa da molti anni, che potrebbe dare un grosso rilancio all'economia locale, aiutando in particolare artigiani e piccole imprese. Non c'è dubbio che anche la legge finanziaria, penso ad esempio al ripristino dei fondi per il sociale, che è uno dei temi su cui ci siamo impegnati tutti durante la campagna elettorale, sia una delle prime attività che la Commissione Bilancio dovrà fare, per vedere come ripristinare alcuni servizi, alcune assistenze sociali davvero importanti che vengono richieste soprattutto dalle persone più deboli, coloro che hanno difficoltà e sono in momenti di fragilità. Con un'ordinanza il comune di Pesaro ha disposto il divieto di balneazione in acqua per un tratto di soli 150 metri a Baia Flaminia, nella zona sud di Viale Varsavia. La decisione, informa un comunicato dopo esiti analitici non conformi nei campioni prelevati nei giorni scorsi dall'ARPAM, per una situazione inaspettata che potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, è stata presa appunto questa decisione. Slittano di oltre 5 mesi le cause civili del giudice di pace a Fano. A causa di un provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura è stato revocato l'incarico all'avvocato Luciano Romanelli. Rimane quindi in attività soltanto l'avvocato Pericle Tagerol, che svolgerà le cause di diritto penale, rimanendo solo appunto è stato costretto a rinviare tutte quelle civili al 14 dicembre prossimo.
La città di Fano e tutta la diocesi festeggiano oggi il santo patrono paterniano. Questa mattina alle ore 10:30 è stato celebrato il solenne pontificale in basilica presieduto dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo metropolita di Ancona Osimo e presidente della conferenza episcopale. Presenti autorità civili, militari e religiose. Avete visto proprio nelle immagini il vescovo di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti, che celebrerà invece una santa messa questa sera alle ore 21:15. Al termine un concerto itinerante del complesso bandistico Città di Fano, diretto dal maestro Andrea Graganti, dalla Basilica di San Paterniano a Piazza 20 Settembre. Proseguiamo con il nostro telegiornale perché domani sera, sabato 11 luglio, alla chiesa San Giovanni Apostolo di Marotta, l'arcivescovo Giovanni Tonucci celebrerà una santa messa in occasione del suo 25esimo anno di episcopato e in occasione dell'incoronazione dell'immagine prodigiosa della Beata Vergine della Consolazione. Noi abbiamo adesso fatto la festa del santuario domenica scorsa. Adesso vogliamo procedere anche a rinnovare l'incoronazione, ecco, dell'immagine della Madonna. Abbiamo fatto, la gente ha offerto circa 500.000 d'oro, ecco. E da questo oro abbiamo affidato a un artista, ci viene fatta una corona sia per il bambino che per la Madonna e sabato sera alle ore 21 avremo una messa celebrata dall'arcivescovo di Loreto, perché l'artista si è ispirato alla corona che sta sul capo della Madonna di Loreto. La Madonna non ha bisogno di corone, ma ecco, e abbiamo bisogno noi di incoronarla per manifestargli il nostro affetto e la nostra devozione. E poi anche perché quest'anno Monsignor Tonucci compie 25 anni di episcopato e allora, essendo stato qui a Marotta, noi vogliamo anche approfittare di questa circostanza per festeggiarlo e per fargli i nostri auguri. E dopo lo straordinario successo riscosso a Pesaro, l'Orchestra Sinfonica Rossini replicherà alle 21:15 di sabato 11 luglio la Corte Sant'Arcangelo di Fano. Mina, stasera sono qui nell'ambito dell'edizione 2015 di Musica a Corte. Ancora una volta la voce di Anna Maria Chiuri, mezzo soprano noto a livello internazionale, si esibirà con le più celebri canzoni interpretate da Mina. E sempre domani alla tensostruttura di Sassonia di Fano alle ore 18 si svolgerà un incontro di pugilato dilettantistico a carattere interregionale della Federazione Pugilistica Italiana. L'evento sportivo è stato organizzato dall'Audax Box di Fano con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Comitato Sassonia e gli alberghi consorziati. Durante la gara sarà presente anche l'assessore allo sport del Comune di Fano, Caterina Del Bianco, la quale premierà la signora Michela Svarca, colei che ha vinto la medaglia d'argento negli ultimi campionati italiani universitari. Parliamo invece dell'evento Con l'Africa nel cuore, che torna anche quest'anno all'Anfiteatro Rastatt con musica, danza e racconti. Ritorna con la 14ª edizione l'evento Con l'Africa nel cuore, che anche quest'anno è organizzato con il patrocinio del Comune di Fano dall'associazione L'Africa Chiama. Sabato 11 e domenica 12 luglio all'Anfiteatro Rastatt a Sassonia di Fano si richiamerà l'attenzione di fanesi e turisti sui problemi che affliggono il continente africano, ma l'obiettivo è anche quello di far conoscere le numerose attività umanitarie che l'associazione fanese ha avviato da 14 anni in Kenya, Tanzania e Zambia.
a favore delle fasce più deboli della popolazione, come orfani dell'AIDS, ragazzi di strada, bimbi malnutriti e persone con disabilità. Sabato 11 luglio inizieremo la manifestazione con racconti di migranti. Saranno diversi rifugiati ospitati nella nostra provincia che hanno preparato uno spettacolo appositamente per questa manifestazione. Seguirà lo spettacolo di danza Maleficent della scuola di musical Capogiro di Simona Paterniani e avremo poi come ospite Valeria Visconti, una cantante di livello nazionale. Proseguiremo la manifestazione domenica 12 luglio sempre all'anfiteatro Rastatt. Inizieremo con uno spettacolo di pizzica della musica dell'anima, seguirà la Dance Academy con uno spettacolo di breakdance e poi il coro Neverland diretto da Stefania Paterniani del musical Il Re Leone, un'anticipazione del musical che poi ci sarà a Fano al Teatro della Fortuna. A conclusione Emilio Marinelli e Anissa Guisi per un intervento musicale. Il ricavato della manifestazione, compreso quello della Lotteria Solidale, la cui estrazione sarà domenica 12, sarà devoluto agli oltre 10.000 bambini in gravi difficoltà, di cui si prende cura ogni giorno l'Africa Chiama. Il 18 luglio Anita Manti, vicepresidente dell'associazione, partirà per lo Zambia, dove c'è una scuola con 800 giovani, tra cui diversamente abili, e poi invece si sposterà in Kenya, dove si recherà negli asili e incontrerà i ragazzi di strada accolti nel loro centro diurno. Non è il primo viaggio che faccio, perché proprio in rappresentanza dell'associazione è nostro proprio premura monitorare i progetti direttamente. Quindi sarà veramente questa occasione per portare in qualche modo l'abbraccio e il sostegno di tanti sostenitori che in questi anni ci seguono e ci aiutano a portare avanti questi progetti. Ed è fissato invece per domani sera in Piazza del Popolo il grande appuntamento con la moda sotto le stelle. Torna infatti la nona edizione di CNA de Moda, l'iniziativa organizzata appunto dalla CNA di Pesaro e Urbino per promuovere il settore del tessile abbigliamento. Sul palco dalle ore 21 sfileranno le collezioni di giovani stilisti pesaresi e marchigiani, ma anche marchi prestigiosi di un settore che sta vivendo una crisi che ha portato alla chiusura di centinaia di aziende anche nel nostro territorio. Tanti saranno gli ospiti illustri della serata, come l'attrice Anna Falchi, l'attore Nicolas Vaporidis, le veline di Striscia la Notizia e tante altre showgirl e testimonial dei marchi in passerella. La sfilata sarà presentata da Gio Squillo, da giornalista di origini pesaresi, direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Ai Tre Punti di Fano invece ha già preso il via la festa della Cresciamatta, l'evento inserito tra le iniziative estive della Proloco di Fano, Proloco Fanum Fortune, è giunta alla 31esima edizione. Allora andiamo subito a vedere come sta proseguendo la serata, abbiamo in collegamento Lino Balestra. Lino, come sta andando? Molto bene Simona, siamo qui nelle cucine della cooperativa Tre Ponti perché qui è il punto focale, siamo insieme a Gino Bartolucci, qui fervono i preparativi perché la gente sta incominciando ad arrivare in maniera copiosa e quindi affollerà non soltanto i banchi per mangiare ma anche la pista da ballo dopo aver gustato la crescia, che è la vera particolarità di questa festa che affonda le radici proprio nella matrice rurale di Fano. E noi qui abbiamo a portata di microfono una signora, Marisa Uguccioni, che di crescia se ne intende, ha visto tutta l'escalation, ecco, di questi 30 anni di crescia. Allora signora, la crescia come è nata e come è partita? Allora è partita che mia mamma e la mamma di mio marito, mamma Gina, e lo zio che era fornaio hanno iniziato il primo anno a fare 300 pizze. 300. Poi il secondo anno 600 e poi il terzo anno 800, finché non riuscivano più a fare la conduzione familiare, perché una volta in tutte le famiglie c'era un forno e si faceva il pane in casa e l'ultimo pezzetto di pasta veniva lasciato per i bambini per fare questa crescia. Che ecco, poi si è trasformata in Cresciamatta, perché questa è la festa, la è una festa, festa, quindi, insomma, la festa della Cresciamatta, proprio in dialetto, perché così, unisce alla nostra tradizione contadina. Insomma. Per non buttare via niente, giusto? Questo era il motivo, perché in campagna non si butta niente.
E poi noi qui siamo una quindicina, eravamo, abbiamo iniziato una quindicina di coppie che ci siamo sempre voluti bene, ci siamo rispettati, per cui e io penso che siano 31 anni che va avanti questa festa e le persone vengono a mangiare, le famiglie, perché ci vedono che siamo uniti, che lavoriamo, diamo il meglio di noi stessi. C'è un bel clima, c'è un bel clima, un clima bello, noi ringraziamo, familiare. Ecco, grazie signora Marisa, qui abbiamo una distesa, ecco se Filippo, il nostro camera che mi inquadra, le cresce e tutto il ben di Dio che si può mettere dentro questa crescia, ecco vedete salsiccia, c'è il prosciutto, le erbe, insomma la tradizione contadina veramente non manca, c'è anche il pesce per chi vuole il pesce e noi abbiamo qui a portata di mano anche il patron di casa, qui Gino Bartolucci, allora adesso ci spostiamo, permettendo, andiamo, facciamo una panoramica sulle cucine e qui vedete stanno lavorando alacremente perché veramente l'impegno in questi giorni è importante, tre giorni Gino. Tre giorni impegnativi, adesso ci spostiamo e andiamo a conoscere i musicanti, l'orchestra, perché qui stasera suona una grande orchestra, giusto? Sì, l'orchestra Grande Evento, che è ormai un abitué, ecco siamo in esterno in questo momento, che sono qua, adesso loro stanno pasteggiando e noi li andiamo a sfrucugliare, perché giustamente loro si stanno alimentando prima di suonare, e allora adesso loro non lo sanno, però li andiamo a veramente stuzzicare, vedete sono molto in relax e li andiamo a conoscere, ve li facciamo conoscere, buonasera, buonasera, salve, salve, buonasera, buonasera, ecco come vedete Moreno che sta pasteggiando, saluto, loro erano in totale relax, non sapevano neanche che venivamo a scocciare, scusate, anche perché dobbiamo andare a suonare, quindi loro si stanno alimentando per essere pronti all'attenzione, dobbiamo essere carichi a palla come si dice, a palla, Moreno qui è ormai tradizione venire qui e ormai siete degli abitué, la gente vi ama, vi aspetta e vi attende. Guarda, è come essere a casa tua, perché si è proprio come dire, abbracciati da questa organizzazione di amici, questi dal presidente, vicepresidente, dalla cuoca, dai cuochi, tutti quelli che si adoperano per realizzare questa festa, ormai quando ci vedono dicono oh, le zappasse un anno. Ecco, in francese. Guarda, è arrivato. Sono delle sonorità che ricordo. Il romagnolo è arrivato. Beh, è un gemellaggio bello, noi mettiamo esatto. La pedina e loro, Vabbè, si mischiano le tradizioni, si mischiano le usanze, si mischia il buon umore, allora, però la sostanza allora, è sempre... Si mischiano le tradizioni, si mischiano le usanze, quello che succede e che si valorizzano tutti questi valori che fanno sì che ci sia aggregazione, che ci sia festa, che ci sia voglia di stare un po' insieme. Questo è importante, grazie a chi come loro comincia a fine della edizione di quest'anno già pensano a quello dell'anno successivo, lavorano tutto un anno, quindi c'è veramente da ringraziare e ammirarli. Bene, vi lasciamo al vostro pasto, noi intanto ci spostiamo e andiamo. Salute. Ecco, questa è una sonorità a me, il maestro, non è, ecco, no, perché mi dimmi. Diversità anche di gusti, perché Moreno i maccheroncini, lei maestro i spaghetti. Visto che siamo vicini alla montagna, io sto con i frutti di mare e poi dopo aspetto la crescita, perché qua ormai cresce tutto, stanno aumentando un sacco di cose, non preoccupatevi, aumenterà anche il lavoro per i ragazzi, spero. E quindi io confido che la crescita sia di buon auspicio, che tutto crescia, sembra un eufemismo ma... crescia, insomma, che questa Italia crescia, che la festa crescia, che la fiducia crescia e che soprattutto l'amore per la vita continui a crescere. Un saluto. Viva la crescia, viva la crescia, basta. Vedete, il buon umore non manca, un grande sassofonista che sentiremo qui e sentirete se verrete a Tre Ponti, perché loro fra poco vestiranno i panni dei musicisti, certo, e suoneranno note, perché sono canzoni tutte molto note, il repertorio di Casadei. Io mi auguro che tanta gente venga a vederci in diretta, naturalmente, però naturalmente voi riprenderete tutto l'evento, tutto il concerto del grande evento, l'evento del grande evento. Fa anche un po' rima, però naturalmente io mi auguro che la gente venga a vederlo in diretta sul Porto, perché naturalmente, però
chi non può venire ha l'opportunità ai prossimi giorni di vederla, sì, su Fano TV, perciò esatto. A un certo punto, perché la Fano TV riprenderà tutto il concerto della grande orchestra romagnola, la romagnola, anche se lì Tassinari non è romagnolo puro, però è il repertorio è tutto romagnolo, hai sentito il Moreno, esatto. Naturalmente poi Lino te di quel linguaggio, una sonorità a me è consueta. Noi lo capiamo poco perché noi praticamente, vabbè, però noi siamo marchigiani, vabbè, ma è un linguaggio universale. Però lui ha detto che il gemellaggio è tanto. La musica è un linguaggio universale. Anche perché no? Sono tanti anni oramai che loro vengono qua, oramai questo è il sesto anno continuo, perciò oramai loro dicono che sono abbonati, è un abbonamento, però naturalmente... È un bel abbonamento, insomma. Bene, noi ci stiamo trasferendo con Gino nella zona dell'orchestra. Abbiamo, ecco, facciamo due battute anche con loro, perché lo intravedo anche lui, insomma, che è calato a pieno in questa atmosfera, il sindaco di Fano, Massimo Seri. Buonasera. Buonasera. Siamo in diretta sul telegiornale. Allora, sindaco, abbiamo più volte ripetuto che questi avvenimenti sono avvenimenti di grande aggregazione, di grande entusiasmo anche, perché ci vuole anche un po' di entusiasmo per affrontare le giornate, sia di calore e anche di difficoltà, perché insomma il buon umore serve. Sì, sono un'occasione per far stare insieme la gente, un'occasione di festa, e poi devo dire sono molto partecipate, perché io sono arrivato da poco, ancora è presto e già i tavoli sono quasi pieni, quindi mi fa pensare che tra poco ci sarà tantissima gente, e la gente piace stare tra la gente, quindi anzi invito anche coloro che sono all'ascolto a venire qua a Tre Ponti. E devo anche riconoscere che il livello di queste feste sono alte, insomma c'è una buona organizzazione, una bella offerta, dalla musica alla buona cucina e tanto divertimento, quindi questo è il bello dell'associazionismo che c'è nella nostra città. E sono un servizio che noi facciamo nei singoli quartieri, nelle singole zone, altrimenti le feste rischiano di essere soltanto quelle centrali, invece sì. Qui c'è un ventaglio, un'offerta per tutte in tutti i luoghi, quindi ecco una bella cosa, complimenti a chi l'organizza. Bene, la crescia ce l'ha mangiata? Ancora no. Ancora ma la mangiata. Allora la lascio a mangiare, no. La crescia, noi intanto ribaltiamo il fronte, giriamo qui, abbiamo già le prime persone che stanno mangiando e naturalmente si attende l'orchestra, come vedete. Allora tiro a me Etienne, salutiamo tutti insieme, mettiamoci di spalle al palco, che così facciamo vedere naturalmente lo scenario che si vivrà qui fra poco, perché questa piazza così si animerà. Noi adesso diamo le spalle al palco e questo sarà il teatro di questa serata di grande musica, di grande prelibatezza, perché chiaramente la crescia è una prelibatezza, quindi fra poco qui non ci sarà neanche spazio per uno spillo, perché tutti quelli che verranno qui daranno sfogo, è una realtà. Allora, pochi secondi ancora per salutare, in chiusura di TG, Etienne, chi non ha possibilità di venire questa sera ha altre due sere davanti e tante sere avanti, però questa sera è una sera di apertura importante. Guarda, una serata di apertura importante, perché abbiamo sicuramente l'orchestra Il Grande Evento, che per una serata di spettacolo è veramente bella, altre due serate davanti a noi di quella che è la manifestazione storica di queste feste che quest'anno abbiamo chiamato feste di campagna, quindi vi invito veramente qua a quella che è la madre di tutti gli eventi. Ecco, la madre di tutti gli eventi, e quindi noi restituiamo la linea allo studio, restituiamo la linea a Simona, grazie per avercela data, da Tre Ponti è tutto e venite a sentire questa crescia amata. Grazie, grazie Lino Balestra e i suoi ospiti, buona serata e grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci dal telegiornale tutto, non mi piace. Occhio alla notizia, torna lunedì alle 20:30. Ah, bravo, dai, bravo. Ok. Grazie, grazie Lino Balestra, a tutti i suoi ospiti, buona serata a tutti voi. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Il telegiornale Occhio alla notizia torna puntuale lunedì alle 20:30. Arrivederci.